Ciao ragazzi, anche oggi sono qui per fare un'intervista a due ragazzi, sono una coppia e fanno parte dei miei studenti, stanno facendo veramente delle cose molto fighe, stanno facendo un casino di operazioni, quindi stanno scalando. E quindi ho deciso a un certo punto di dire voglio intervistare delle persone che stanno comunque ottenendo successo, ok? Così almeno anche voi che ci state guardando potete capire quali sono le problematiche che tante volte affronta un investitore immobiliare, potete vedere tra l'altro che sono cose vere, sono persone reali. Ok, quindi io adesso ho l'onore di presentare Sergio e Ivana. Ciao ragazzi. Ciao Ciao, William, ciao William. ciao a tutti. Grazie intanto per aver accettato il mio invito. Come state? Molto bene, grazie. Siamo alla presa degli ultimi giorni, come il colpo di reni prima di scappare, in Sardegna. Partiamo martedì. Di nuovo. Assolutamente sì, ma scherzi? No, perché adesso, a parte gli scherzi, si preannuncia un anno e mezzo di fuoco, un paio di anni di fuoco, per cui approfittiamo della quiete prima della tempesta. E poi Bravo. abbiamo anche venduto due, forse tre appartamenti su cinque che adesso stavamo trattando la vendita e qui andiamo un pochettino a festeggiare con la famiglia. Voi festeggiate sempre, dicevo prima, siete aperitivo in mano. Quanto tempo siete stati in Sardegna? L'ultima volta 8-9 Sì, giorni. 8-9 giorni a luglio, poi siamo ritornati, abbiamo ricevuto subito due proposte il giorno dopo appena rientrati, per cui fa bene andare in ferie, che gli altri lavorano Assolutamente sì, per assolutamente sì. No. A parte gli scherzi, noi abbiamo capito che il nostro ritmo ideale è quello di lavorare in maniera concentrata, anche 18 ore al giorno, per brevi periodi e poi staccare. Cioè, riusciamo a Giusto, dare giusto. tantissimo e poi staccare. Proprio a Bravi livello ragazzi. caratteriale, ci siamo resi conto che non siamo fortissimi in maratone lunghe, 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 ma siamo forti invece in esprimere tantissima energia in brevi momenti. E dopo Sì. abbiamo bisogno di ritrovare il nostro equilibrio, svagarci, stare con le nostre amicizie, insomma, goderci un po' la vita, eco. E riusciamo ad Giusto, ottenere. ragazzi. Che è il motivo per il quale facciamo poi questo? Cioè, sì, va bene, bello, figo, tutto quello che vuoi, però poi il grano pure è bello Sì, anche. ecco, cavolo, facciamo girare l'economia. E noi la facciamo Ottimo. girare. Fantastico. Allora, ragazzi, come vi dicevo prima di andare live, faremo una chiacchierata abbastanza informale perché a me non piacciono le cose troppo montate, dove facciamo delle scalette, quindi. Fondamentalmente quello che io vorrei sapere, diciamo spiegare che vedessero le altre persone, è qual è stata la vostra vita, quindi qual è la vostra storia, per quale motivo avete cominciato a fare investimenti immobiliari, come è stata la partenza, quali sono magari le problematiche che avete riscontrato, che cosa magari avevate in testa, perché tante volte all'inizio in testa abbiamo molta paura, cioè per esempio io ultimamente. Negli ultimi giorni sto cazzeggiando molto su Instagram, per esempio, e mi faccio fare delle domande, poi do delle risposte, no? E per esempio, una delle domande che ho fatto è che cosa ti sta bloccando nel partire a fare questa cosa qua? E ho individuato che tantissime persone hanno paura, tante persone hanno paura, dicono no, ma io ho paura di perdere soldi, e ho paura di partire perché non so se poi riuscirò a trovare operazioni. La maggior parte delle persone sono bloccate, per esempio, dal fatto di dire ho pochi capitali oppure non ho capitali. Che cioè, per esempio, se questa cosa avesse frenato me, per esempio, non sarei mai partito. Okay? Ma molte persone, ma penso che anche voi. E quindi vorrei capire appunto, diciamo, qual è la storia di due ragazzi giovani come voi che lavorate anche in coppia, che cosa vi ha spronato, diciamo, in qualche modo a iniziare. Quali sono state le problematiche che avete affrontato? Come avete fatto a gestire queste cose? E quindi quello che sta accadendo in questo momento nella vostra vita, fondamentalmente. Parte? Dai, parti tu. Racconto la mia parte, la mia versione. Vabbè, siamo conosciuti con Ivana nel 2015. Nel 2015 io avevo due attività, una commerciale, facevo network marketing, e una ero e sono tuttora amministratore della società di famiglia che si occupa di ristrutturazioni e costruzioni in Sardegna. Mi sono conosciuto con Ivana, dopo un anno
che la storia andava avanti, abbiamo deciso di vivere insieme in sostanza, e per cui ho lasciato l'attività di famiglia, mi sono trasferito a Vicenza perché comunque avevo un'entrata dal network marketing. Dopo 3 mesi dal trasferimento, l'azienda di network marketing chiude i battenti, per cui mi sono trovato nel giro di 3 mesi senza le mie 2 entrate economiche. Insieme abbiamo tirato un attimino le somme, ed entrambi eravamo appassionati di immobiliare, di investimenti immobiliari, perché Ivana aveva già iniziato a fare investimenti, dopo racconterà la sua storia. Invece per me era il sogno fin da piccolino. Io mi ricordo dai 13-14 anni ho sempre sognato di fare investimenti immobiliari, di fare soldi, di mettere da parte qualche soldo nelle missioni, perché ero militare prima, e dopodiché fare investimenti insieme all'azienda, insieme a mio padre. Quei soldi non li ho fatti, però alla fine dei conti sono comunque arrivato dove sognavo fin da piccolino. Il problema qual era? 0 competenze e 0 euro nel conto corrente, e non avevo manco un'entrata all'epoca. Per cui, io mi sono dovuto riorganizzare, mi sono messo a fare quello che ero capace di fare senza avere soldi, cioè vendita, e per cui ho fatto il venditore per camparmi qua a Vicenza. Comunque ottenendo anche dei risultati più che ragguardevoli, e nel frattempo abbiamo fatto un piano per costruire il nostro primo milione partendo da zero, e prevedeva insomma un accantonamento mensile e poi da investire e utilizzare l'interesse composto partendo da zero. Il piano prevedeva di essere raggiunto in 11 anni e ora stiamo andando molto 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 più veloci di quello che avevamo pianificato, e l'attività immobiliare era quella che più si prestava all'ottenimento di quei risultati, in sostanza, perché creare un'attività imprenditoriale secondo noi era molto più impegnativo, molto più difficile, molto più lento, e sostanzialmente non rispecchiava anche le nostre esigenze di vita, quindi di staccare, di poter scappare in ferie, insomma. E mentre con l'attività immobiliare riusciamo a gestirla molto molto bene. Difficoltà, senz'altro quella psicologica di sapere di iniziare un'attività di investimento dove occorrono capitali e noi non ne avevamo. Mi ricordo ci abbiamo messo 13-14 mesi per mettere insieme i primi 12.000 euro, ok? Compresi 2.500 euro regalati da mia nonna per Natale, e quindi ci stavamo andando abbastanza lentamente. Poi abbiamo fatto, racconta tu, così mi collego dopo. Quindi diciamo i primi 12, il primo anno avete accumulato 12.000 euro. Abbiamo messo da parte 300-400 euro mensili da parte, più lavoretti extra, quello che riuscivamo a arrabattare. Che è la prima cosa che io dico sempre, la prima cosa che dico è: cazzo, dovete risparmiare. L'altro giorno ho fatto un video dove dicevo: porca puttana, non è possibile che queste persone che guadagnano 1.000 euro al mese si vanno a fare dei finanziamenti da 5.000 euro per andare in vacanza. Porca puttana, cioè non è possibile questa cosa. Ok. E quindi dopo cosa è successo? Dopo il primo anno si è conclusa un'operazione di Ivana, per cui dopo continuiamo insieme. Racconta tu i tuoi primi 2 anni, così raccontiamo dopo insieme. Allora, la mia attività lavorativa è partita nel commerciale, ho fatto anch'io attività di network marketing con 2 aziende che con la seconda stava andando particolarmente bene. Poi per una scelta, diciamo, anche personale, dovuta anche a valore personale, ho deciso comunque di staccarmi un po' da quel mondo. E nel frattempo ho finito anche gli studi e ho cominciato a lavorare presso l'impresa di famiglia come dipendente. E lavoro tuttora, gestisco la parte amministrativa dell'impresa edile della mia famiglia. Infatti uno dei vantaggi del campo immobiliare che abbiamo entrambi è che sia io che Sergio siamo, noi diciamo sempre, figli d'arte, nel senso entrambe le famiglie sono impresari edili, hanno imprese edili, e questo diciamo che è stato un grande vantaggio in questo mondo.
perché comunque la componente edile all'interno dell'immobiliare ha un ruolo rilevante, diciamo. O perlomeno per come attualmente sono impostate, sì, le nostre operazioni. Sì. Ecco, poi nel 2015, a seguito di diversi corsi, ho fatto la mia prima operazione immobiliare, che era un'operazione all'asta in una città che non è neanche Vicenza, a Bano Terme, e ho acquisito questo appartamento a 12.500 euro al centro di Bano Terme, e tramite ovviamente il supporto della mia famiglia, e hanno fatto loro da investitori in quel caso. È un'operazione che avevo l'ho sbagliata nella valutazione, nel senso che ho pensato 12.000 euro, un mini appartamento al centro di Abano Terme, sicuramente lo rivendo a 50.000 euro. Peccato che ho fatto tutte le valutazioni tranne che guardare i campanelli di quel condominio. Infatti, una volta che abbiamo acquisito, cioè abbiamo partecipato all'asta, ovviamente eravamo gli unici all'asta, abbiamo aggiudicato l'appartamento, tornati a vedere l'appartamento, ci è venuto il dubbio, abbiamo guardato i campanelli, sorpresa, infatti alla fine l'appartamento l'abbiamo venduto non a 45-50 come mi aspettavo, ma a 27.000 euro, generando comunque un utile ROI del 27%, quindi è andata comunque bene. Però certo, ecco. Vabbè, erano circa 5.000 euro che arrivavano da quell'operazione comunque. Esatto. Poi, sì, avendo fatto i primi corsi nell'immobiliare sulle aste, anche la seconda e la terza operazione sono state fatte a nome mio sulle aste, su appartamenti a Vicenza, sempre con la partecipazione di investitori di capitale. E da lì, sì, hanno cominciato, oltre ai risparmi che abbiamo cominciato a mettere insieme io dal lavoro dipendente, Sergio come venditore, da lì sono derivati poi gli altri soldi che abbiamo messo da parte per poter avere capitali da investire noi stessi, ecco. Beh, hai utilizzato la leva bancaria. Anche, sì. Due volte. E poi un aiuto, cioè un'integrazione da parte del papà, che ha anticipato alcuni materiali per fare la ristrutturazione. Dalla seconda vendita abbiamo incassato comunque un'ottima cifra. Fatto sta, dopo 2 anni ci siamo trovati ad amministrare qualche decina di migliaio di euro. Sì, e in tutto questo periodo io mi ricordo che abbiamo studiato tantissimo. Un casino. Tantissimo. Ogni momento libero l'abbiamo dedicato allo studio di qualsiasi tipo di corso. Io mi ricordo benissimo, allora, tra il 2017 e il 2018 le aste a Vicenza non ce ne aggiudicava più manco una, perché hanno fatto una pubblicità assurda, tutte le agenzie immobiliari, tutti i consulenti portavano un casino di gente a comprare le case fuori prezzo, anche del doppio. In quel periodo lì abbiamo studiato un casino, io mi ricordo tutti i giorni almeno 4 ore e mezzo di studio di tutto il materiale gratuito. C'eri sempre te nel mio cellulare, in macchina mi studiavo, mi ascoltavo tutti i video possibili e immaginabili, tutti proprio. E lì abbiamo iniziato a masticare quei concetti che magari fino all'anno prima non riuscivamo a comprendere benissimo. Dal 2018 abbiamo deciso di focalizzarci sul mercato libero, dopo aver fatto un'esperienza di 7-8 mesi focalizzata al 100% sugli stralci. Però ci siamo resi conto che quello strumento, quella modalità non faceva per noi. Quando noi ci mettiamo in testa di fare una cosa, siamo come dei carri armati, proprio entriamo e distruggiamo tutto. Lei aveva letto tipo 200 perizie, 300 perizie nel giro di 2-3 settimane. Avevamo mandato decine di lettere, suonato decine e decine di campanelli, mi sono preso a fanculo da tutte le parti, proprio minacce, parolacce. Cioè, tornavo a casa, mi sentivo anche male, dicevo, cavolo, sto pigliando insulti da tutte le parti. Dopo aver imbastito, comunque, aver preso un po' di deleghe, abbiamo imbastito delle pratiche, alla fine sono saltate tutte, perché mettevi, sì, d'accordo un creditore, l'altro temporeggiava e veniva giudicata all'asta. È il motivo per il quale io dico che partire con lo stralcio, soprattutto quando
Perché i corsi poi fanno vedere sto cazzo di stralcio senza soldi, la cosa migliore. Sono cazzate, poi ti insegnano ad andare a citofonare appartamenti dove ci sono solo extracomunitari, eccetera. Ti fanno vedere queste robe qua, no? Però poi in realtà... No. Qua era, cioè, fantascienza. Cioè, andavo nelle montagne a cercare la gente nelle seconde case. Cioè, roba da stalker, cioè, da denuncia. Perché poi le case erano abbandonate e fai le visure, vai all'anagrafe, chiedi la residenza. No, cose folli. Dopo 8 mesi abbiamo detto no, basta, non fa per noi. Sì, o perlomeno è uno strumento ottimo. Abbiamo fatto tanta, abbiamo capito come funziona, però non è lo strumento dove abbiamo deciso di dedicarci esclusivamente a quello, ecco. Ma perché... sì, ma ragazzi, si fanno diversamente. Cioè, noi facciamo operazioni di stralcio, cioè, abbiamo chiuso uno da... abbiamo venduto un milione e mezzo un appartamento, sì, però sono cose diverse, sono pratiche più grandi che comunque non vengono gestite completamente in prima persona, no? Cioè non si fa quella cazzata di andare a cercare la delega e fare operazioni. Il problema è quello, che si cerca di fare operazioni magari da comprando appartamenti magari a 20.000 euro senza soldi, solo con la delega e con una procura, e poi effettivamente c'è... saltano tutte per aria, quello è il problema. Sì, è quello che ci siamo resi conto anche noi, perché praticamente per un motivo o per un altro era anche il periodo in cui è fallita la Popolare di Vicenza, quindi le pratiche sono saltate per un motivo X, sempre diverso, e non imputabile a noi. Mentre dedicandoci poi al mercato libero ci siamo resi conto che abbiamo molto più potere. Cioè, in realtà, le operazioni che riusciamo a fare nel mercato libero dipendono da noi, da quanto noi lavoriamo, da quanti appartamenti vediamo, da quante proposte facciamo. Quello è misurabile. Sì, ci sentiamo di avere più il controllo della nostra attività, ecco. Cioè, quando noi siamo partiti nel mercato libero, che era proprio maggio 2018, mi ricordo abbiamo detto che okay, vogliamo mettere in piedi 4 operazioni entro fine anno. Come facciamo? Ok, 2... le vogliamo entro le ferie di agosto. Per averne 2 accettate abbiamo pensato dobbiamo vedere fare 20 proposte. Per fare 20 proposte dobbiamo vedere 100 appartamenti, perché magari non tutti saranno allineati, e siamo messi l'obiettivo di vedere 100 appartamenti nel primo mese. Nella realtà dei fatti ne abbiamo visto 67 in 21 giorni. Siamo arrivati alle 20 proposte, non tutte scritte, perché ci mandavano a stendere le agenzie, però su quelle una decina che ne avevamo scritto, forse 11 o 12, 3 ce le avevano accettate. Tutte e 3 in cessione di preliminare, tra l'altro. Consigli da non fare a casa. Perché? Perché eravamo scoperti. Perché abbiamo fatto delle cessioni di preliminari scoperti, per cui... molto, cioè... guarda, la stessa roba che dico io, no? Cioè, io le ho fatte uguale, anch'io facevo, lo sapete, operazioni scoperte sia in asta che in cessione, però chiaramente lo sconsiglio a chi parte, perché è una roba, lo sconsigliamo anche noi, lo sconsigliamo, però l'avete fatto. Assolutamente sì, assolutamente. Ma perché, sostanzialmente, perché l'abbiamo fatto? Cioè, non è che siamo pazzi. Sì, siamo pazzi, ok, però pazzi intelligenti. Cioè, noi l'analisi del mercato era da anni in realtà che la stavamo facendo, per cui continuavamo a parlare con la gente, con gli agenti, chiedevamo sempre i prezzi di vendita degli appartamenti. Cioè, quando inizi a farlo per 2-3 anni, non 2 settimane, cazzo, sì. I prezzi degli appartamenti riuscivamo a capire. Sì, non solo riuscivamo a capire... Scusate, okay. Tranquillo. Infatti, ragazzi, il problema vero di fare queste cose scoperte non è il fatto che siano scoperte, perché noi ancora adesso facciamo delle operazioni che io non consiglio fuori, cioè io faccio delle operazioni che non consiglio fuori, perché? Perché magari non stanno in piedi se poi non riesce a concluderla in quel determinato modo, ok? Quindi non è che sei scoperto completamente, però magari se non la chiudi così, cioè in questo modo, poi te la devi intestare, magari non va bene. Cioè, facciamo un esempio, no? Se io prendo un appartamento
da 500.000, per esempio, ok? E dico bene, voglio farmi 50.000, ma me li voglio fare veloci, ok? E io dico 50.000, però su 500.000 è il 10%, è un cazzo, cioè è niente, no? Quindi tu dovresti, se fosse una prima operazione, dovresti avere un utile di 150.000 invece di 50.000. Benissimo. E io dico, vabbè, io la faccio con 50.000, però la faccio in cessione magari mettendo 50.000. Ok? Con l'esperienza io posso portarla a termine, ma se mi va male, in realtà intestando la vado a zero. Ok? Ecco, sì. Questa cosa un neofita non la devi assolutamente fare. Quindi il problema vero è quello lì. Ora, se voi avete studiato il mercato per così tanto tempo e avevate già il polso del mercato, è diverso. Il problema sono i ragazzi che magari partono, io mi ricordo io stesso, ok? Cioè io sono partito, cazzo, quando ho letto il libro di Kiyosaki, ho letto anche un altro libro, vabbè, meglio che non dico il nome, però, ottimi libri, cioè per l'amor del cielo, però ho letto, figa, l'ho letto, porca puttana, adesso divento ricco subito, no? E quindi mi ricordo che nel giro di 2 mesi ho messo in piedi 3 operazioni. Okay, sì, ma partendo proprio dal nulla, senza avere capitali, con tutti i rischi del caso, perché chiaramente io sono andato a dire, ok, io prendo questa zona, ho detto no, perché qua mi sento tranquillo perché costa meno, che già ho fatto la cazzata, poi sono andato a prendere una via di merda, cioè la via, io ho preso una zona che già era brutta di per sé, no? Ho preso la via peggiore in assoluto e probabilmente ho preso pure lo stabile più brutto, perché? Perché nella mia testa, data da coglione all'epoca, era già scontato, cioè io mi ero fatto il mio film, no? No, cazzo, adesso questa roba qua la vendo a, mi sembra, 85-90.000, una cosa del genere, perché io avevo visto tutti i prezzi, avevo il mio file, ho detto, ah, cazzo, adesso faccio 30.000 di utile. E nella realtà dei fatti, cioè, è stato diverso, ok? Quindi è andato a finire che poi ho perso, fortunatamente, ho perso solo quelli, 3.500 euro, perché poi l'operazione l'ho fatta anche con capitali di terzi, quindi... E un bel casino, no? Però succedono queste cose, ecco perché non bisogna farle in questo modo qua. Okay. E quindi dopo cosa avete fatto? Vi stanno chiamando gli agenti, bravi, bravi. Sì, sì, mi avevo messo davvero, erano degli agenti. Dopo, vabbè, abbiamo raggiunto la quarta operazione entro fine anno, per cui gli obiettivi per quel semestre erano completati, è portato a compimento, quindi all'incasso, le operazioni. Vabbè, abbiamo continuato comunque a fare altre acquisizioni. La pianificazione che noi finora abbiamo fatto è sempre saltata per imprevisti, o perlomeno l'obiettivo finale l'abbiamo sempre raggiunto, ma in modi diversi da quelli che pianificavamo. Questa cosa qua abbiamo capito di metterla in conto, di conviverci, perché accadono proprio cose impreviste, cioè non è lineare, cioè che facciamo il piano, la strada è dritta, magari, invece ci fa salire, scendere, andare fuori pista e poi ritornare. Sì. L'importante per noi è comunque avere sempre l'obiettivo finale in mente, che è economico in sostanza, perché cioè, è un'attività economica, e avendo sempre questo focus molto, molto forte, comunque siamo sempre riusciti a ottenere i nostri obiettivi e anche di più in realtà. Perché noi ragioniamo in questa maniera, William. Noi a livello, quando ci prendiamo degli obiettivi, ce ne mettiamo sempre 3. Uno è proprio quello minimo che assolutamente, cascasse il mondo, noi dobbiamo raggiungere. Proprio se serve, non dormiamo la notte. Il secondo è quello più probabile che raggiungiamo, perché se facciamo le cose fate bene, lo raggiungiamo, quello intermedio, però ci mettiamo sempre un terzo obiettivo che è quello veramente motivante. Che è quello che ci fa sognare. Quello che ci fa sognare. Ed è quello che diciamo, il primo è lo standard, fondamentalmente. Sì, se non ci arrivo mi prendo a botte da solo perché sono un po'... Madonna, sì, cioè, no, impossibile. Cioè, è inaccettabile. Inaccettabile sarebbe. Il secondo è quello... che sono comunque obiettivi importanti, perché confrontandoci con le persone attorno a noi, mi rendo conto che noi ci mettiamo sempre obiettivi che sono al di sopra della media, comunque, e cerchiamo sempre di spostarci lì con un'asticella sempre un pochettino più in alto. E il terzo obiettivo è quello proprio che ci accende, perché dopo ci siamo resi conto che gli sforzi, i problemi li affrontiamo con un'energia differente
se abbiamo un'emozione dentro, cioè proprio dire cazzo, però se facciamo quello, minchia, cioè bravi proprio, e ci mettiamo obiettivi che ogni volta quasi ci vergogniamo però a raccontarli agli altri, perché sono obiettivi proprio altamente motivanti, che ovviamente proporzionati a dove siamo noi, perché probabilmente se li raccontiamo a te, tu dici sì, vabbè, in confronto ai miei magari sono ridotti, però è un discorso proporzionale, no? Ovviamente. E poi certo, tra qualche anno sono sempre, mamma, sei mesi, noi li, cioè, li aumentiamo sempre molto molto di più, ecco. Ottimo. Quindi quattro operazioni 2018-2019, cosa avete fatto? 2019 abbiamo, ci è stata proposta, mentre noi siamo tornati dalle ferie, dalla Thailandia, di acquisire una palazzina, la nostra prima palazzina, da 6 appartamenti, in condivisione al 50% con degli altri soci. Quindi abbiamo fatto anche l'esperienza di costituire una società, veicolo per portare avanti un'operazione. E poi avevamo 2 operazioni già in corso, altre 2 le abbiamo acquisite ad aprile, ok, e poi da lì ci siamo stoppati perché avevamo 2 da concludere, quelle 2 che stavano iniziando e la palazzina. E la palazzina è stata una grandissima scuola di formazione, perché abbiamo dovuto affrontare la costituzione della società, di 2 società, la nostra e poi quella in cui siamo entrati in quota. Gestione di nuovi soci, gestione di numeri differenti, accesso a finanziamenti su delle NewCo che siamo riusciti a ottenere, anche finanziamenti comunque importanti, e anche la costruzione di un business plan contro coglioni. La costruzione di folle, un conto economico, la valutazione con l'architetto sia delle opere esterne che delle opere interne. Negli appartamenti non c'era. Sì, fare un condominio, perlomeno ristrutturare un condominio, prevede delle competenze anche completamente diverse rispetto a quelle di lavorare semplicemente su un appartamento. Ed è stata una grandissima esperienza, soprattutto nella gestione di altri soci, appunto, perché noi abbiamo iniziato lavorando praticamente insieme fin da subito, e quindi fra noi c'è una grandissima sintonia anche a livello lavorativo, cioè se io devo fare una cosa, una chiamata, siamo sulla stessa linea e la faccio, lo stesso vale per lui. Invece quando hai a che fare con altri soci che magari ti stai ancora conoscendo, devi prendere le misure, non è proprio così immediato, ecco. È molto, cioè, ne abbiamo avuto grosse difficoltà, ecco, senz'altro. Alla fine sono rapporti personali, una delle cose più difficili, insomma. Poi, tornati dalle ferie di agosto dell'anno scorso, ci siamo messi l'obiettivo di acquisire altre 4 operazioni, e così abbiamo fatto, in sostanza, 5 no, o 6, è vero? Sì. E adesso stiamo smaltendo, abbiamo da inizio anno fino ad oggi... Quindi quante sono? Una decina in totale? Allora, adesso ne avevamo 7-8 sì, in corso, adesso. Sì, in questo momento. Sì. Vedi come cambiano, esattamente quello che tu dicevi prima, no? Tu adesso dici 7-8 e quasi ti sembra poco. Sì, è vero. Prova a ragionare tipo 3 anni fa, no? 7-8. No, tre anni fa non avevo un euro in tasca, cazzo. Cioè... No, ma vabbè, non avere un euro in tasca non era tanto quello il problema, quanto un problema di mindset, perché quest'anno sì, abbiamo iniziato a lavorare con gli investitori. Giusto. Dove magari già l'anno prima non eravamo pronti. O perlomeno ci reputiamo persone veramente molto, molto responsabili. Sì, molto cauti. Cioè... Siamo dei contrapposti, perché magari chi ci vede da fuori dice voi siete dei pazzi furiosi perché andate scoperti, sì, ma allo stesso tempo lo facciamo con un margine di sicurezza nostro interiore che è oltre il 100%, sì. Cioè noi, la percentuale di successo che noi vediamo in quella operazione, cioè deve superare tutti quanti i nostri, le nostre analisi, insomma, di fattibilità,
è vero che sono rischiose, perché magari sono scoperte, però nell'analisi che facciamo ci creiamo un margine ampio che veramente deve andare tutto quanto, ma cioè deve succedere l'inverosimile affinché vadano male. Ragazzi, che percentuali avete in questo, cioè quali sono in questo momento i vostri numeri, mediamente? Ah, tieni conto, William, questa domanda qua, ce l'hanno chiesto il mese scorso di fare un track record delle operazioni, perché abbiamo deciso di finanziare una parte di operazione con una piattaforma di crowdfunding. Ci abbiamo messo 2 settimane per produrre questo documento per un motivo. L'abbiamo vissuta come una violazione della nostra intimità, perché i nostri numeri in realtà non li abbiamo mai condivisi con nessuno. E quindi abbiamo proprio questa repulsione. Comunque, di ROI dell'operazione, bene o male, è circa sempre il 26-27% come ROI. Un pochettino di più a volte, 24% magari a volte, delle altre volte. Però un secondo solo, che così facciamo una traduzione per chi magari non è del mestiere. Un ROI del 27%, se parliamo sull'operazione, vuol dire che se io investo 100.000 euro, riprendo i miei 100.000 e guadagno 27.000, okay? Cioè il 27% sull'operazione, corretto? Sì. Esatto, se fosse un'operazione con intestazione. Nella realtà dei fatti noi abbiamo iniziato in quella maniera e penso continueremo ad andare così in leva con i contratti, per cui in realtà il ROE dell'operazione, quindi il ritorno effettivo sui nostri capitali, è di gran lunga superiore, cioè si assesta tranquillamente tra il 70-80% e anche oltre il 100%. Vuol dire che nell'operazione che stiamo facendo, a seconda di come la costruiamo, e va costruita sia a livello di contratto, ma anche proprio di gestione del cash flow dell'operazione, riusciamo ad avere dei ritorni che sono anche, cioè vuol dire raddoppiare i capitali. Perché siamo quindi tradotto, se io prendo un appartamento a 100.000 e lo rivendo a... No, facciamo finta che io lo compro, lo acquisto a 100.000, lo rivendo a 127.000, ho fatto un 27% di ritorno. Chiarissimo, giusto. Ma se io questo immobile che dovrei pagare 100.000, ma non lo intesto, cioè non lo acquisto, ma lo opziono semplicemente, ok? Magari utilizzo 27.000 euro, per semplicità, 27.000 euro dei miei capitali, guadagno sempre 27.000, ho fatto il 100% di ritorno, cioè ho raddoppiato i miei soldi, giusto? Esatto. Perfetto. Esatto. Ok, questa cosa io dico sempre che è piuttosto, cioè, normale, no, per noi è normale, giusto ragazzi, fare cioè fare un 70, no, ma è la verità, ok? Cioè nel senso, negli investimenti immobiliari è una cosa abbastanza normale quando si va in cessione piuttosto che... Sì. Tra l'altro, anche un'altra cosa, nelle zone su cui noi abbiamo lavorato finora, il gap che si crea tra immobile da ristrutturare e immobile ristrutturato permette comunque quel tipo di ritorno. Ci siamo resi conto che andando a lavorare su delle altre zone, magari nel centro o in zona un pochettino più di pregio o anche in città vicino a Vicenza, quel gap permetterebbe ritorni in ROE anche del doppio. Vabbè, non so se è il caso di condividere tutto questo così in maniera gratis nel web. No, vabbè, tanto sono persone, non stiamo dicendo esattamente come si fa, diciamo, stiamo dicendo che si può fare. Okay. Ma una domanda ragazzi, ma voi utilizzate quindi la vostra impresa per fare questi lavori di ristrutturazione? Intesa come nostra società o persone che lavorano proprio per noi? Intesa come una società che è vostra o che comunque è in collaborazione con voi. Noi abbiamo creato la nostra prima società a maggio dell'anno scorso. Proprio la nostra. Poi siamo entrambi soci e abbiamo ruoli amministrativi nelle società di famiglia. Ottimo,
Ok, e ho sentito prima, infatti anche nelle mie stories ultimamente su Instagram, non so se si dice stories, non so nemmeno come cazzo sì, si dice. Sì, credo di sì. Tanto io dico, la cosa importante è saper fare la grana, poi tutto il resto sia giusto. E ho detto, no? Vi ho fatto i complimenti, quindi sul fatto che avete fatto una raccolta, cioè quello che dicevi tu precedentemente, no? che ti sei sentito quasi violato a livello di prezzo. In realtà stiamo parlando solo di percentuali, quindi va bene. Infatti. Però ho raccontato che praticamente ci siamo sentiti e mi hai detto che è stata chiusa praticamente questa campagna di crowdfunding in 25 minuti, se non erro, avete raccolto 60.000 euro, cioè che era metà operazione. Ok, e ti va di raccontarci questa cosa, com'è andata? Perché è una cosa abbastanza interessante, secondo me, soprattutto perché le persone, no, molto spesso pensano appunto che sia quasi impossibile partire senza capitale o comunque con pochi capitali. In realtà bisogna farsi il culo, bisogna lavorare, bisogna imparare tantissime cose, nessuno ti regala niente, cioè non è facile, però diciamo che man mano che tu hai sempre più abilità, io dico sempre che è sempre più facile attirare dei capitali verso di noi, quindi persone Madonna. Ok, quindi in questo caso per esempio si parla di prestito, quindi sono state delle persone che vi hanno prestato questi soldi. Io adesso non so esattamente la vostra campagna quanto è stato, ma una persona quanto poteva investire su questa operazione come tetto minimo? Perché nella mia per esempio erano 100 euro. È uguale. È uguale, anche nella nostra. Quindi una persona poteva investire anche soli 100 euro. 100 euro, esatto. Quindi com'è andata, ragazzi, esattamente? Così la raccontate voi? È nata come ispirazione grazie a una coppia di amici che conosci anche tu, sono Mario e Isabella, che hanno fatto una cosa. Che salutiamo. Ciao ragazzi. Che insomma, grazie comunque a Mario che ci ha spiegato un pochettino come avessero fatto. Ci ha messo in contatto con un referente della piattaforma. Noi abbiamo chiamato più che altro a titolo informativo per capire come funzionasse. Non perché in quel momento esatto volessimo proporre una nostra operazione, che per carità abbiamo in partenza, ok? Però noi eravamo già coperti, ecco, su quella dal punto di vista finanziario. Però chiacchierando con questo referente ci ha spiegato il funzionamento e poi confrontandoci insieme ci sono venute delle idee su come costruire dal punto di vista finanziario un'operazione che avesse un senso, cioè che fosse anche gratificante dal punto di vista del ritorno economico, perché comunque ha dei costi quella raccolta che bisogna mettere nel conto economico. E siamo riusciti a trovare una quadra, non è scontata, per te sono sicuro che è una scemenza, però non è scontata, l'abbiamo costruita dal punto di vista finanziario. E ci hanno chiesto tutta una serie di documenti che abbiamo prodotto, una presentazione, il nostro track record, insomma, sono abbastanza spulciato, ecco. Dopodiché, fatta la raccolta, nel senso, la mattina alle 10 abbiamo fatto un webinar per presentarci, alle 12 hanno aperto la raccolta, alle 12.25 era già chiusa. Noi, tu eri a fare delle visite, mi ricordo. Io stavo firmando un preliminare di un acquisto che stiamo facendo. Addirittura io stavo pensando, ok, faccio queste visite negli appartamenti, dopo rientro in ufficio, faccio un post per condividere questa iniziativa, questo nuovo progetto. Non c'è stato il tempo. No, cioè, mentre eravamo lì, iniziano ad arrivare messaggi, complimenti, cioè, guarda, che cazzo c'è? Sì, la raccolta è stata chiusa in 25 minuti, pazzesco. Figurati che c'è un nostro, ora un nostro investitore, che è una persona che abbiamo conosciuto tramite, ci ha conosciuto tramite qualche video che abbiamo fatto così nei social. Sì, aveva piacere di collaborare in qualche nostra operazione. Ci siamo parlati e piaciuti, però lui sta a Bari, noi stiamo a Vicenza, non è che una persona ti manda x mila euro così per posta o per bonifico, cioè alla fine chi siamo? Quindi sapendo che avevamo questa idea in mente, gli abbiamo proposto di partecipare tramite la piattaforma di crowdfunding. L'idea gli è piaciuta tantissimo, ok?
E con lui, tra l'altro, volevamo finanziare il 40% della raccolta totale. Per cui gli abbiamo riconosciuto anche un bonus per questa fiducia, anche perché c'è stato un bellissimo scambio personale, bello, ci ha dato anche delle dritte, ci ha fatto capire meglio qual è il modo di pensare di uno che investe in una piattaforma di crowdfunding. E quindi ci ha regalato il modo di pensare dell'altra parte. E per ringraziarlo di questo gli abbiamo riconosciuto un bonus superiore in confronto agli altri, che ho fatto le palle così a quelli della piattaforma per inserirlo manualmente proprio, questo bonus aggiuntivo. Nella realtà dei fatti non è riuscito a coprire il 40% della quota, perché inseriva l'ordine e non glielo accettava mai, perché stava sempre andando avanti la raccolta. Alla fine, nell'ultimo minuto, mancavano 5.400, la piattaforma gliel'ha bloccati, gli ha detto, guarda, metti solo 5.400 e chiudi la raccolta. È fantastico. Ragazzi, quanto guadagneranno le persone che hanno partecipato alla vostra operazione? Il 10% in base annua. Ok, quindi praticamente, magari qualche persona no, non capisce esattamente che cos'è. Fondamentalmente, come vedete, Sergio e Ivana, a tutti gli effetti, in questo momento sono già dei professionisti nel settore immobiliare. Quindi che cosa succede? Loro dicono, io metto le mie competenze, ho trovato un appartamento che posso comprare a, facciamo sempre questo esempio, 100.000, posso rivenderlo a 130.000 guadagnando 30.000 euro, ok? Quindi io metto a disposizione di altre persone che magari fanno altro, quindi che non c'entra niente con questo, e dicono queste persone possono investire questi 100.000 euro a partire da 100 euro, in realtà, quindi qualcuno metterà 100, qualcuno 500, qualcuno 1.000, e queste persone che hanno messo lì questi soldini avranno un rendimento annuo del 10%, ok? E come viene garantita questa cosa? Viene praticamente messo un'ipoteca sull'immobile di solito, giusto? In questo caso è corretto? Sì, allora in questo caso qua specifico abbiamo firmato noi, insomma, la responsabilità, okay, la nostra firma personale, ok? Ok, quindi c'è praticamente la vostra garanzia. Però queste persone fondamentalmente invece di mettere i soldi sul conto arancio magari all'1%, prendono il 10%, ok? Esatto. Da persone che lo fanno. E voi avete la possibilità in questo modo di fare più operazioni. Ok, ti vuoi raccontare un'operazione che magari ti è piaciuta, che ti ha segnato, che è andata bene? Okay. Sempre per il discorso delle esperienze che abbiamo deciso proprio di provare tutte quante le esperienze possibili, oddio, magari quelle limitiamo a quelle positive. Allora, cessione di preliminare, ne abbiamo opzionato 3 appartamenti e già la trattativa è durata 14 mesi, per cui già è stata abbastanza articolata per quello. Però grazie al fatto di aver costruito un bellissimo rapporto personale con i venditori, quindi senza intermediari in mezzo, siamo riusciti a portarla a casa. Su 3 appartamenti, 2 li abbiamo finanziati con dei nostri investitori di capitale, persone che comunque ci seguono da tempo e avevano piacere di fare qualcosa insieme a noi. Okay, quindi noi siamo, diciamo, dei consulenti che hanno trovato l'operazione, l'hanno portata a casa, hanno effettuato i controlli del caso e adesso siamo occupati poi della ristrutturazione e anche della messa in vendita. Uno di questi appartamenti, dopo 40 giorni, avevamo già accettato una proposta, quindi appena fatto le demolizioni, trovato subito il contattore, forse un 10-12 mila euro, mettiamolo come percentuale, circa un 12% in più di quello che avevamo previsto da conto economico. Per cui questi investitori hanno concluso al 30% di ritorno la loro parte, ovviamente felici. Se non fosse che Covid ha bloccato subito i cantieri, altrimenti noi avremmo consegnato a maggio. Poi post lockdown abbiamo avuto grossi problemi con fornitori sia di manodopera che di materiali, perché il lockdown ha fatto incasinare tutte quante le pianificazioni di tutti, e quindi abbiamo avuto grossi rallentamenti. L'impresa a cui avevamo appaltato il lavoro di ristrutturazione di quegli appartamenti più anche degli altri ci ha dato forfè, perché si sono trovati sommersi di tanti cantieri tutti quanti insieme,
hanno dovuto fare delle scelte, insomma, li capiamo anche. È stato uno dei motivi per cui siamo andati lunghi. Ok, pronti per andare a Rogito il 5, oggi è 6, ieri, ok. Settimana scorsa, purtroppo, attenzione, la trattativa l'abbiamo fatta non con la proprietaria degli appartamenti, ma con i figli che avevano la procura a vendere della mamma, ok? Per cui era... È stato fantastico quando abbiamo ricevuto la proposta, perché chi ci ha fatto la proposta ha conosciuto noi, però gli intestatari del preliminare erano i nostri amici investitori, che però avevano fatto un preliminare con i procuratori della proprietaria, insomma c'era un trenino che non finiva mai. Adesso, meno divertente, settimana scorsa è venuta a mancare la proprietaria degli appartamenti. Per cui, non bastasse tutte le difficoltà che ci sono state, lockdown, impresa che ci dà forfè, adesso è venuta a mancare la signora, sui due appartamenti uno deve fare anche mutuo, le stiamo vivendo tutte su questa operazione qua. Ovviamente abbiamo un'esperienza, un modo di ragionare ben differente da quando abbiamo iniziato, per cui... affrontiamo tutto con molta molta serenità e tranquillità e riusciamo anche noi a ormai a dirigere agenzia immobiliare e notaio su cosa bisogna fare per portare a compimento l'operazione. Follia. Una cosa che abbiamo imparato, guarda William, è che non vuol dire nulla il titolo o la professione che uno ha se non ha un mindset adeguato, perché sì, cioè, o perlomeno magari noi all'inizio davamo per scontato che il titolo equivalesse alle competenze. Che ne so, il notaio deve per forza sapere come funziona una gestione del... Ma anche l'agente immobiliare che lo fa da 20 anni. Cioè, sì, per noi all'inizio era scontato. Infatti nel corso di questi anni abbiamo capito che non bisogna dare per scontato niente. Niente, assolutamente. E infatti, per esempio, cosa è successo? L'agenzia immobiliare che ha portato l'acquirente non aveva mai fatto una cessione di preliminare, però era da 20 anni che ci diceva che faceva il mestiere. Il notaio stesso e le sue assistenti mai trattato una cessione di preliminare, per cui avevano paura di tutto, di qualunque cosa. Cioè, noi troviamo assurdo che il notaio chieda consiglio a noi su come impostare l'atto di vendita, cioè proprio roba folle. E però è tutta quanta esperienza proprio che ci fa ragionare, cioè noi riflettiamo un sacco, noi ogni giorno ci fermiamo a riflettere sulle cose che ci accadono, certo. E ci rendiamo conto proprio la differenza la fa il modo di pensare, il mindset. Porca Eva, è pazzesco, non sono i soldi, non sono le condizioni esterne, è come noi interpretiamo le condizioni e come decidiamo di comporre, di utilizzare le informazioni che riceviamo. Follia, cioè è bellissimo e terrificante allo stesso tempo. E dopo qualche anno di attività riusciamo anche a capire, si dice sempre nei corsi che l'immobiliare è 80% mindset e 20% tecnica. All'inizio sembra una frase buttata lì che dici boh, a me non mi sembra così, invece adesso ci rendiamo conto di quanto la componente relazionale e commerciale sia in realtà fondamentale e imprescindibile all'interno dell'immobiliare stesso. Perché comunque l'esperienza, le tecniche, le modalità, le leggi, tutte cose che bene o male comunque può imparare se ti impegni. Sì, uno le studia. Oppure chiedi a ai professionisti del caso. Ma l'esperienza diciamo commerciale e relazionale, saper gestire le persone, è qualcosa che nessuno in realtà ti insegna. E le trattative stesse, che ci pensiamo non hanno niente di tecnico, cioè, giusto. Quindi... sì, verissimo, che poi in realtà è tutto, perché se non riesci a infilarti proprio lì, non la chiudi. Esatto. Ragazzi, volete magari dire qualcosa alle persone che magari in qualche modo vorrebbero partecipare alle vostre operazioni, fare delle operazioni con voi? In partnership piuttosto che?
Beh, sì, senz'altro, ecco, allora, una cosa che... Allora, noi ci troviamo adesso in una situazione dove possiamo decidere con chi lavorare, per cui chiediamo sempre un incontro, che sia telefonico, che sia su Skype o in qualche strumento per conoscerci, perché non è obbligatorio né per loro investire con noi, né noi collaborare con gli investitori. E stiamo cercando di circondarci di persone con cui siamo senz'altro allineati anche dal punto di vista personale. Cioè, a noi ci piace vivere bene, essere tranquilli, fare le cose con la giusta tranquillità e organizzazione, per cui se qualcuno ha piacere di avere maggiori informazioni sulle modalità di come possiamo collaborare, ecco, può scriverci tramite i social network e fissiamo poi una call. Sì, magari vuoi dire dove vi possono trovare, quindi magari... abbiamo i nostri profili Facebook e anche su Instagram, sia i nostri personali, quindi Sergio Pisca e Ivano Rosevic, e poi abbiamo anche la pagina che sono Ivana e Sergio, consulenti immobiliari, su Facebook. Ancora il sito internet è in allestimento. L'abbiamo iniziato durante il lockdown, però vabbè, siamo ancora sommersi di roba da... Se qualcuno mi contatta per qualsiasi motivo, vi passo tranquillamente il contatto. Io intanto, ragazzi, a chi ci sta sentendo, ovviamente vi consiglio, ok, vivamente sia Ivana che Sergio, perché stanno facendo, come avete visto, veramente le cose fatte nel modo corretto, come si deve, quindi avendo cura per le persone che investono con loro e facendo tutte le cose nel modo corretto. Quindi sono dei professionisti a tutti gli effetti, quindi assolutamente straconsigliati da parte mia, quindi andate sereni. Ma possiamo spendere anche due parole nei tuoi confronti, William, perché guarda, certo. ci capita un sacco di volte di persone che ci chiedono il consiglio su come iniziare, cioè il consiglio alla fine è o avere la fortuna di avere qualcuno molto molto vicino che è disposto a dedicarti del tempo, però questa fortuna, cioè quante persone possono averla? Pochissime. Il secondo modo è quello di assorbire l'esperienza di chi ha piacere di condividerla. Tu ancora prima che uscissi con i primi corsi di formazione, noi veramente ci siamo mangiati tutti i video, tutte le condivisioni gratuite che facevi, che io quasi ne ero geloso, perché dicevo, cavolo, ma non può dire tutte queste cose così gratis in giro. Cioè, e la gente, vabbè, senz'altro, quando mi chiedono che cosa acquistare come formazione, io ho sempre consigliato l'acquisto del tuo corso, perché adesso, dopo, vabbè, ti mandiamo il nostro codice IBAN per... Grazie, ragazzi. La cagnotta. La cagnotta. Però ecco, a prescindere, è quello che noi reputiamo il corso più completo che sta presente qua in Italia. I formatori li conosciamo tutti quanti, però siamo rimasti veramente molto stupiti dalla varietà della struttura del corso. Io mi ricordo la prima call che abbiamo fatto nel gruppo privato, la prima, 2 ore, ci hai ubriacato, cioè abbiamo sentito cose che ci sembrava sentir parlare un alieno, cose mai sentite nel mondo della formazione immobiliare, mai sentite. Poi ovviamente abbiamo metabolizzato, cioè abbiamo cercato di rubacchiare un sacco di idee, non per ultimo anche nell'evento dal vivo, nel bootcamp fatto a gennaio. Io non so quali siano le tue mire, William, però cioè, chi vuole imparare sì. dovrebbe senz'altro acquistare i tuoi corsi. È una cosa, William, forse costano troppo poco. Infatti adesso andranno su, cioè nel senso che mi sto, diciamo, organizzando per fare anche delle cose nuove, chiaramente manca il tempo, però adesso andranno su, nel senso che veramente quello che dici tu è vero, perché mancano delle informazioni, secondo me, da fuori reali, ok? C'è troppa teoria, il problema è quello, che la teoria è più facile guadagnare
vendendo informazione. Ma sai perché, ti dico, William, che costa troppo poco? Ti racconto questo aneddoto. Mio amico, ok, mio collega, mi dice: guarda Sergio, avrei dei capitali da investire, però vorrei gestirmeli da soli, da solo. Cosa mi consigli di fare? Ho detto: guarda, io non ho il tempo di seguirti, però acquista il corso di William, che è veramente il più completo che io abbia trovato in circolazione. A distanza di 2 o 3 mesi, io non gli ho più chiesto, mi fa: ah, comunque l'ho acquistato il corso. Mi faccio: ah, ma dai, bene, ma non ti ho visto nel gruppo però. E lui fa: ah, ma no, non ho comprato quello di William, ho comprato quello di questa persona. E chi è questa persona? Mi dice nome e cognome, e gli ho fatto: ma scusa, ma questa persona da dove salta fuori? Cioè, da dove esce? Ho visto la pubblicità su Facebook. E ho capito, ma dove sono le sue operazioni? Cioè, dove cazzo sono? Porca troia, una persona che vive all'estero, zio cane, mi viene a bestemmiare, vende informazione a te, mai vista, mai conosciuto. E sai qual è stata la motivazione? Perché il suo corso costava 3.500 euro, per cui più del doppio del tuo. Per cui, cioè, la sua idea è stata: se costa molto di più, vuol dire che mi dà di più. Sì, un bel paguro ti ha dato di più. Ecco perché ti dico, forse no, è vero, è vero, è vero, è vero. Infatti, ti ripeto, adesso vedrò di fare altre cose, ok, anche per studenti avanzati, eccetera, perché dobbiamo continuare a salire. E poi chiaramente dobbiamo anche crescere a livello di gruppo, eccetera. Quindi è tutto in arrivo. Quindi, ragazzi, grazie, veramente grazie. Siete veramente top, state facendo veramente tanto bene. Quindi complimenti, cioè, io tra l'altro avevo sentito Sergei, non mi ricordo adesso per quale motivo, che saluto anche. Sì, perché abbiamo fatto una cena insieme e quindi William, molto, sappilo. No, beh, lui è venuto a Milano, ok? E quindi ma vediamo anche stasera. Venite anche voi, cioè volentieri. E praticamente cosa è successo? Che ci siamo sentiti, mi fa: ma hai sentito Sergio? Che ci siamo sentiti comunque la giornata, no? Ma hai sentito Sergio? No, mi fa: no, perché guarda, ci siamo sentiti poco fa, non so se in un gruppo WhatsApp o qualcosa del genere. Mi fa: perché ha chiuso questa campagna? Mi fa: cazzo, bravo. Bravi ragazzi, veramente tanta roba. Okay, sì, quindi noi siamo un gruppo di 6 investitori, tutti quanti qua del nord-est, e ci incontriamo una volta ogni 2 settimane, facciamo una call di 2 ore serali, dove condividiamo quello che stiamo facendo, e scendiamo un pochettino più nei dettagli, cose che magari pubblicamente vi è male raccontare. Non puoi dire certe cose, sono d'accordo. Bravi, grandi. Ok, ottimo. Ragazzi, grazie allora, grazie del vostro tempo. Ci vediamo a settembre, grazie per questo invito. Ci vediamo alla prossima e ci vediamo soprattutto anche al bootcamp a settembre, ok? Ciao ragazzi, grazie. Ciao.